Benvenuti in Competence. La nostra agenzia di relazioni pubbliche ha curato il lancio della community di viaggiatori di TripAdvisor in Italia nel 2008. Ma ecco che cosa abbiamo fatto nel 2010 per dare visibilità ai premi Traveler Choice Destination 2010. Venite con me. Adesso facciamo qualche domanda a Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor in Italia e titolare di Competence. Lorenzo, puoi raccontarci cos'è TripAdvisor e come funziona? Guarda, uso questo simbolo che è il gufo, quindi è il più grande sito di viaggi del mondo, un sito che non ti vende il viaggio ma ti dà consigli gratuiti per chi viaggia. Perché è il sito più grande del mondo? Perché ogni mese ci sono 45 milioni di visitatori unici, ci sono 20 milioni di iscritti e 45 milioni di recensioni, quindi tanti post-it che potrebbero essere alti come una Torre Eiffel. Un sito che ormai è in quasi 30 paesi e in Italia è arrivato nel 2008, con te l'abbiamo lanciato ormai 3 anni fa e TripAdvisor oggi è diventato un partner ideale per chiunque vuole viaggiare informato. Gli americani dicono look before you book, quindi prima di partire occhio, informati ed ecco il successo internazionale di TripAdvisor. Nel 2010 i premi Traveler Choice Destination Award di TripAdvisor, l'unica classifica esclusivamente basata sulle recensioni dei viaggiatori di tutto il mondo, hanno premiato Firenze come miglior meta enogastronomica e miglior destinazione culturale al mondo. Quali strategie ha adottato la tua agenzia per comunicare al meglio questo importante riconoscimento? Ma è stata una campagna molto importante, questo è un po' il premio che abbiamo poi dato al sindaco Renzi. La strategia fondamentale è quella di percepire TripAdvisor non come il solito sito di viaggi, ma come una fonte autorevole di suggerimenti, news, quindi come se fosse quasi un sito giornalistico che non ti vende. Non fa degli spot agli hotel, ai ristoratori, ma ti dà dei suggerimenti gratuiti e assolutamente indipendenti. L'altra strategia molto importante è stata la localizzazione, perché TripAdvisor non ha uffici in Italia, è solo Competence come agenzia di comunicazione e alcuni manager che spesso lavorando da casa vendono i propri servizi. Quindi no a una società americana, lontana, ma invece sempre di più un sito italiano, con notizie per gli italiani, con proprio tutta una strategia di comunicazione per avvicinare questi due mondi. La terza, strategia è quella che dicevi tu, cioè partecipare da partner e non da sponsor a una delle fiere più importanti sul turismo, che è la BTO a Firenze. Capita sempre più spesso che le principali associazioni di albergatori italiane come Federalberghi o Confindustria Alberghi muovano delle critiche sempre più pesanti a TripAdvisor. Come fate per gestire al meglio queste criticità? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto due attività, una più istituzionale, abbiamo cercato di aprire un confronto serrato ma aperto e trasparente con Federalberghi, che è la principale associazione degli albergatori in Italia, e dall'altra abbiamo fatto proprio una sorta di alleanza, di grande collaborazione con un'altra associazione che è Confindustria Alberghi. A Firenze, non a caso, abbiamo voluto fare un incontro, un convegno, dove circa 2 ore abbiamo incontrato in un faccia a faccia, un talk show, gli albergatori per, da una parte, ascoltare le loro giuste dubbi o opportunità e dall'altra invece spiegare noi cosa è TripAdvisor alla luce anche della nascita di TripAdvisor for Business, che è una nuova divisione che offre servizi gratis per gli albergatori per migliorare il proprio business. Questo sul fronte istituzionale. Sul fronte invece, diciamo, più pratico, quello che abbiamo fatto in termini proprio anche di relazioni pubbliche, abbiamo creato un pool di ambasciatori di TripAdvisor. Cosa voglio dire? Albergatori che si trovano effettivamente bene e che, senza assolutamente bisogno di essere pagati, hanno deciso spontaneamente di raccontare la loro storia. Quindi abbiamo organizzato, creato un reportage con questi albergatori e proprio a Firenze c'è un albergatore di Firenze che volontariamente ha voluto raccontare, facendosi fotografare, che cosa è TripAdvisor. Quindi in viaggio con TripAdvisor ha voluto raccontare da albergatore ad albergatore perché TripAdvisor oggi funziona. E questo è stato un altro risultato molto importante per raggiungere una maggiore credibilità di TripAdvisor sul fronte degli albergatori. Qual è stato secondo te il risultato più importante di questa campagna Traveler Choice Destination in Italia nel 2010?
Ma Silvia, i risultati sono stati sostanzialmente due. Uno, quello di a favore di TripAdvisor, una maggiore e più forte visibilità e reputazione, che ha confermato come TripAdvisor non è il solito sito americano che spara delle cifre, ma oggi è la fonte più importante e più autorevole di viaggio che esiste nel mondo e in Italia. Il secondo risultato è il riconoscimento che abbiamo avuto in maniera, direi, veramente forte, istituzionale, dal sindaco Renzi, che ha ricevuto il nostro premio 2010 e ha pubblicamente ringraziato TripAdvisor per la sua autorevolezza. Però al di là che, come dire, ce la cantiamo e ce la suoniamo, è più oggettivo farti vedere proprio quello che Matteo Renzi ha detto. E guarda. Firenze è eletta regina del turismo culturale al mondo dai 40 milioni di utenti unici mensili di TripAdvisor, la più grande community online di recensioni di viaggio a livello planetario. È stato il sindaco Matteo Renzi a ricevere sul main stage della stazione Leopolda da Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor in Italia, i riconoscimenti assegnati dai turisti della community. Di fatto due premi. Firenze, regina internazionale fra le destinazioni di arte e cultura davanti a città come Washington, Roma e Parigi, e poi prima destinazione in Europa per patrimonio enogastronomico, in una classifica in cui la Toscana fa da padrona con Siena al secondo posto, Montepulciano al quarto e San Gimignano al quinto. Le classifiche sono sempre difficili da valutare, in questo caso però si tratta di una classifica realizzata dagli utenti, da quelli che utilizzano TripAdvisor, quindi siamo particolarmente contenti. È il riconoscimento che Firenze ha tantissime qualità, talvolta non riusciamo a valorizzarle per quello che dovremmo, ma è anche uno stimolo a fare meglio, perché secondo me questa è una città che ha sempre fatto grandissime cose in passato, oggi non possiamo accontentarci, dobbiamo cercare di puntare sempre di più al meglio. Da 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 da